Il punto è che ogni volta che il reato non avviene da un italiano, perché anche gli italiani, come tutte le persone del mondo, commettono reati, quando avviene un reato commesso da un immigrato, in particolar modo in questo caso un richiedente asilo, siamo in campagna elettorale, se si può raccogliere anche qualche voto in più sulla pelle, non, cioè, stiamo parlando di una ragazza che comunque ha subito una violenza sessuale, ma di questo a quanto pare nessuno gliene frega niente, perché stiamo parlando di una ragazza che ha subito una violenza sessuale, che è una delle cose più orribili, penso, che possa capitare a una donna. Di questo non gliene frega niente a nessuno. La cosa che dispiace è che si faccia riferimento all'aggressore come a un extracomunitario, ma ci si dimentichi che l'aggredita è una donna ed è un extracomunitario. Allora ho la sensazione che ci Siete voi sia, che fate le che ci sia, distinzioni. no, 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 che ci Siete voi. sia una certa misoginia da parte di certa sinistra, che quando vengono fatte delle aggressioni nei confronti delle donne, per di più donne che sono anche ancora più deboli perché sono nel nostro territorio, sono straniere e sono anche extracomunitarie, allora lì la solidarietà non c'è. Hai detto delle Perché reati cose, avvengono hai tutti i detto giorni? delle Perché ha cose, certo, strumentalizzato ma questo non hai reato? non Perché è commesso da un strumentalizzato, richiedente no, asilo. perché Questo è il subito da punto. una donna No, non è extracomunitaria, perché vero, non è subito vero, da una non è donna vero. Lei extracomunitaria, mente perché sapendo di mentire, subito da una mente donna sapendo. extracomunitaria, che voi non Mente sapendo di difendete, che voi mentire. non Lei mente difendete. sapendo.